Voltiamo pagina, l'economia milanese è in buona salute, crescono gli ordini, i fatturati e anche l'occupazione. I dati positivi però non bastano ad Asso Lombarda. Dobbiamo puntare a una crescita del 2%, ha detto il presidente Rocca, o è impensabile che il resto del paese possa ripartire? Fatturati in crescita già da fine 2014, gli ordini pure e non solo quelli dall'estero che continuano a fare da traino, 110 miliardi il valore, ma adesso anche dal mercato interno, grande malato degli ultimi 7 anni. Fiducia ai massimi tra imprese e consumatori. Milano riparte, secondo Asso Lombarda, numeri e indicatori che spingono il presidente Gianfelice Rocca ad alzare l'asticella della sfida, crescere almeno del 2%. O questa zona va sopra il 2% o non riusciamo veramente a pensare che il paese esca dalle secche. Quindi noi abbiamo una responsabilità in questa zona di lavorare tutti insieme dicendo non ci bastano gli 0,1 o l'1,2. Obiettivo ambizioso e possibile, dice Rocca, se Milano si impegnerà su innovazione e ricerca. Il territorio è vivo e competitivo, il tasso di natalità delle imprese migliora, più 8.000 nel 2014. Segnali confortanti anche dal mondo del lavoro, dove il saldo positivo tra contratti avviati e cessati nei primi 3 mesi è cresciuto in un anno del 10% e la piaga della disoccupazione giovanile è meno pesante che altrove. E poi c'è Expo. Expo, secondo noi, genera da 2015 a 2017 5,5 miliardi in più di euro di attività economiche. In 60 chilometri quadrati il 24% dell'economia italiana. Questa è Asso Lombarda che con Milano e Lodi ora aggrega anche Confindustria Monza Brianza. Nessuna perdita di identità, assicura il suo presidente. È un modo diverso di affrontare il tema di Confindustria, quindi sicuramente un cambiamento, come tutti i cambiamenti, poi vanno gestiti e digeriti. Ora l'Expo.